Buonasera a tutti e benvenuto ad Arduino. È tantissimo tempo che non ci vedevamo, Arduino, in una diretta. Come stai? Tutto bene, tu Max, come stai? Benissimo, grazie. Non vedevo l'ora perché era tanto che volevamo fare questa diretta e finalmente abbiamo trovato il giorno e l'ora per farlo. Salutiamo tutti i nostri amici, i nostri intervenuti, Gianluca da Cormano, Enrico, Marco, Giuseppe, l'avvocato Nicola, Luigi, Stefano e le persone che vorranno intervenire quest'oggi. Quest'oggi si parla con Arduino, che è mio amico con il quale condividiamo l'attività di trading insieme da quanti anni, Arduino? Ma noi ci siamo conosciuti, credo, nel 2009 in un garage, perché tu feci quel corso sullo scalping che io venni come corsista, diciamo, cioè venni a vedere il corso. E poi dopo ci siamo rivisti qualche mese dopo, probabilmente. E quindi bene o male cioè, ci siamo conosciuti nel 2009. Poi bene o male che ci conosciamo realmente, che siamo diventati amici più l'anno dopo, diciamo, il 2010, però si tratta di 11 anni, diciamo, 11-12 anni. Siamo tantissimo, quindi diamo il benvenuto a tutti quanti e da lì è iniziata un po' la nostra avventura. E quindi, per chi non ci avesse mai visto insieme, Arduino si occupa di price action. Due parole sulla price action, Ardu. Un saluto ad Ashraf da salutare. Bene, bene, bene. Un saluto Ashraf. Allora, guarda, la price action, sì, in effetti, no? Perché magari oggi c'è qualcuno che non sa, anche se questo nome negli ultimi anni soprattutto è stato abbastanza invocato e, no? Lodato e odiato da molti, comunque se ne è discusso tanto con l'avvento di YouTube, dove tantissimi YouTuber, che non si sa se facciano veramente trading, comunque che si sono avvicinati al trading, parlano di price action. Comunque è una dicitura ormai che si sente molto. Quando tanti anni fa, tra l'altro insieme a te, abbiamo fatto il primo evento in Italia dove io ho discusso di questo, perché è stato proprio così, al Michelangelo di Milano, era il 2010, forse fine 2010 probabilmente, o anche fine E 2009 prima forse. dalle tue parti anche l'abbiamo fatto. No, no, il primo a Milano. Davvero? Primo a Milano e poi siamo venuti a Padova. Sì. Lo ricordo bene, ma sai che forse era alla fine del 2009, adesso che ricordo, forse quindi ci conosciamo adesso, non, però comunque insomma quegli anni là. E quindi questa price action io l'ho un po' imparata oltreoceano, quindi diciamo che tutti i miei studi arrivano in lingua inglese. È una forma di trading, è un approccio come ce ne sono tanti, non è né più giusto né più sbagliato di altri. Ok, nel trading è farsi il proprio vestito, dico sempre io a chi mi segue. E questo vestito che io mi sono fatto ha preso ovviamente le fondamenta della price action più classica. Quindi, cosa significa? Significa uno studio esclusivo delle dinamiche dei prezzi. Mamma mia, lui c'era. Penso a te. Uno studio esclusivo delle dinamiche dei prezzi e basta, quindi non ci si basa per le proprie decisioni del trading su nient'altro che sulla struttura dei prezzi. Oggi, dopo tanti anni, sto parlando di struttura da qualche anno, perché poi la price action non si può ridurre a una forma di candele, anche se anche quella è importante e c'è. Non si può ridurre a vado solo in trend, non si può ridurre a certe cose, no? Un po' troppo semplicistiche, seppure è un approccio semplice, voglio dire, non è un approccio troppo complicato, però è un approccio dove ovviamente va approfondito dinamiche come la volatilità, che so che ti è tanto cara, come il trend, che credo che ti sia tanto caro anche questo, dei livelli importanti di prezzo, io li chiamo livelli di interesse, cioè dove c'è stato interesse nel recente e più remoto passato in acquisto e in vendita. Dove ci sono quelli che io chiamo gli swing, cioè punti di svolta del mercato, e poi infine, no, la classica pin bar o comunque dei classici setup che possono confermare uno studio. Ecco, questo diciamo è quello che io ho sviluppato, diciamo, l'evoluzione della price action per come l'ho costruita in tutti questi anni, in realtà, perché ripeto, io sono partito da quelle cose che avevo sentito, ho visto che era un po' il mio vestito, diciamo, cioè che mi trovo bene. Ah, mi sono dimenticato di dire che la price action comunque
osserva esclusivamente time frame grandi, quindi non si va solitamente sotto il daily o il 4 ore, ecco, ma il daily e il weekly addirittura sono i time frame di operativi proprio. E basta, questo in poche parole è l'approccio price action. Quindi ecco, la cosa che però voglio sottolineare, che è importante, è che non si va ovviamente ad avere altro che il prezzo, ok? Quindi invece di avere più informazioni, che possono essere, perché molti no, dicono più cose so, meglio posso andare, ecco, non lo so, potrebbe anche essere più svantaggioso, perché tendi poi a non sapere più a chi dare ragione, e sappiamo che nel trading, diciamo, la sicurezza di quello che uno ha studiato, cioè di quello che uno vede, e quindi crederci, il crederci, a mio avviso, nel trading, sembra una cavolata, ma è fondamentale. Quindi, e il crederci, spesso, ovviamente con un certo tipo di esperienza, fa la differenza tra chi fa questo di professione e chi no. Allora, quindi, se io devo credere in una cosa, non posso avere mille informazioni, anche se magari a volte anch'io chiudo qualche posizione in perdita, non è che, voglio dire, ci sta, però crederci, ok? E allora, se io ci credo in base a una cosa esclusiva, non ho un'altra cosa che mi dice magari una cosa un po' diversa, e allora poi inizio a fare confusione, e allora magari l'emotività inizia a non essere più un'emotività che si riesce a gestire bene, inizia a essere, no, a dare fastidio, e quindi ecco, tutto questo, diciamo, ecco, per dire che cos'è la price action. Allora, prima di aprire un grafico e prenderci ammazzate sul serio tra price action e codice max, allora, quello che volevo chiederti è: quanto conta la volatilità nella tua price action in percentuale? Su per giù, vai. Allora, ti dico, e ti faccio una risposta un po' da politico, però la voglio dire lo stesso, che per me vale il 100% di tutto. Quindi per me è importante la volatilità al 100%, quanto è importante quel trend al 100%, quanto è importante quel livello al 100%, perché non è sempre un grafico, non è sempre uguale, no? E quindi è molto importante tutte queste cose, per quello dico al 100%, tutte, se non c'è una, capito? Non c'è poi il setup di qualità, o comunque la struttura di qualità, la tripla A, il rating tripla A. Quindi io ti posso dire che vale il 100%, come però vale il 100% un livello di interesse. Dai, ti sei preso un 1-0, a quanto pare il pubblico vota 1-0 e palla al centro. No, a questo punto. A questo punto apriamo una chart del buon Ardu che ha portato con noi, e chiaramente non si poteva non aprire la prima chart sull'irriconoscibile euro-dollaro. Allora, euro-dollaro sul grafico daily. Che cosa vogliamo, da dove vogliamo iniziare, Ardu? Ma allora, intanto che la tendenza dell'euro-dollaro, ecco, apriamo un pochino più e facciamo uno zoom out dell'euro-dollaro, abbiamo notato come questa tendenza da quest'estate, forse anche un po' prima, è una tendenza che è cambiata sull'euro-dollaro. Vorrei, guardate, faccio prima a farvi vedere un grafico settimanale, ecco. Eravamo in una tendenza long fino a gennaio 2021, da 2021 con della price action molto chiara, tra l'altro forse ne avevamo anche discusso io e te su WhatsApp ancora prima di gennaio, no? Che ti dicevo, yes, che il trend si era un po' indebolito, massimi arrotondati, bravo. Il tuo canale Telegram, io lo seguo. E quindi il mercato che poi ha iniziato un trend ribassista, che ha avuto un rimbalzo importante, che ha creato, per quello che io vedo, per il mio modo di leggere le cose, quello che si può definire un trading range, cioè un, anche se molto ampio, dove ci si può sguazzare nel fare trading, ok, perché è weekly, però una situazione dove non c'era più come qui una tendenza e basta, ma c'era un ping pong tra una parte bassa e una parte alta, ok? Solo che nelle ultime 3 settimane è successo che con la volatilità, ecco, che si parla, con il grande movimento in vola che era già partito in realtà prima, ma che poi ha avuto la sua
il suo exploit, diciamo, proprio una settimana del 27 settembre, ha rotto addirittura in chiusura settimanale l'1.1630. Quindi questo, diciamo, che è un segnale positivo per il dollaro, un po' meno per l'euro, e quindi negativo per euro-dollaro, nel senso che se qui ci si può, diciamo, poter aspettare, ecco, un possibile swing low per un ritorno dei compratori, che non deve essere per forza fin qua, noi non facciamo previsioni di quel tipo, noi cerchiamo di operare quello che vediamo, però che ci poteva essere, ecco, una volta rotto, un lieve pullback, che a mio avviso può essere, come obiettivo questo pullback può avere, tra già i livelli toccati, 1.1630 potrebbe già essere il punto di massimo, a 1.17. Ok, questo secondo me dovrebbe essere il pullback maggiore di questa tendenza, perché la violenza con la quale ha rotto lì, e ti dico già, un mensile come è stato il mese di settembre, questo è un doppio massimo lower close, uno dei trigger che mi accompagnano da una vita e che ho spiegato nel mio primo ebook che mi sono inventato io poi, no? Questo qui è, tra l'altro, su un grafico settimanale in chiusura mensile, quindi oltre che settimanale qui, diciamo che ci dà come obiettivo la zona 1.14-1.1390. Ma senti un po', io però questo weekend, mentre andavo a sbirciare nel tuo canale per rapire il tuo video report e mandarlo dai miei, ho visto però che c'erano dei livelli dove tu forse avresti anche preso delle posizioni long. È possibile o non lo faresti mai? Ah, ok, questo, tu hai visto questo, lo facciamo vedere tanto domani a venerdì, non spoilerò niente. Questo qua è il PDF che noi, che io faccio ogni sabato o domenica, dipende un po' la giornata che ho più per il trading, diciamo per l'analisi. Faccio questo più un video, questo lo mando ovviamente a tutti, no? E qui ci faccio gli appunti del video che tu hai visto qua, gli appunti operativi, ok? Quelli che poi mi servono nella settimana per non perdermi. Non mi perdo. Ma con questo non mi perdo proprio, diciamo. Ecco. Tendenzialmente non mi perdo, però con questo mi ricordo, che cosa mi devo ricordare? Mi ricordo in una giornata come la domenica o il sabato, dove i mercati sono chiusi, dove quindi la mia... sono pulito, sono fresco, non vedo più in maniera troppo, no, perché magari c'ho il trade, eccetera. No, tutto pulito, me lo tengo durante la settimana. E tu è vero, perché io qui mi sono messo tutto DD. Cosa significa DD? Doppia direzione, cioè... posso avere la possibilità di entrare long e short. Io sto parlando di trading, quindi non sto parlando di posizioni che durano mesi, ma sto parlando principalmente di posizioni che durano giorni. Giorni e, esempio, un euro dollaro short, cioè se c'è una tendenza in atto e si prende un buon trigger, anche qualche settimana, ok? Comunque, detto questo, sì, è vero, ho detto che questo che ti spiego, long su trigger tra 1.14 e 1.15, eccolo qua, lo vedi? Scritto qui. Cioè, l'euro dollaro per me in questa settimana, e io devo rispettare questo piano, è long esclusivamente se si formassero dei trigger operativi, quindi alcune delle mie composizioni grafiche, o in area 1.14 o tra 1.14 e 1.15. Quindi stiamo parlando di livelli che al momento non abbiamo ancora visto, stiamo parlando di questa zona qua, okay? Ok? Quindi solo qualora durante magari ci fosse stata, per esempio, in settimana, questa settimana, un rapido movimento in volatilità già tra lunedì, martedì, mercoledì e un recupero forte, potevo pensare di farmi un rapido trade short, magari con obiettivo 16.30, capito? Quindi questo è quello che tu hai... che io ho spiegato, non che, infatti ho anche detto che era più consigliato, tra l'altro la settimana prima ero only short sia su sterlina che su euro, ho consigliato proprio, consigliato, mi sono dato questo, e quindi poi a tutta la community che ci segue sul Platinum, ho detto comunque la cosa migliore è quella di aspettare gli swing per ulteriori short, in realtà non per mettersi long, e comunque i long solo molto sotto. Mentre l'euro dollaro è molto schiacciato e scende in un trend molto, diciamo, intenso, vediamo strumenti come Audi e New Zealand che respirano di brutto. Qualcosa su Audi? E come mai? Allora, comunque tutti e due fanno la guerra col dollaro, l'euro se ne sta lì sornione, Audi invece fa lo spavaldo e continua con queste camminate su e giù.
Sono valute diverse, eh? Anche se ovviamente il dollaro americano è il dollaro con l'euro ed è il dollaro con l'Australia, non è che sia un altro dollaro che arriva lì, è lo stesso, però qui quindi si può notare come questa valuta, io seguo entrambe quelle oceaniche, sia Australia che Neo Zelanda, sono più forti nell'ultimo periodo, come il Canada. Il Canada, noi, ecco, prima hai citato massimi arrotondati. Dopo ti faccio vedere io massimi arrotondati proprio, come sono chiari e come era venuta fuori una price action interessante su quel cambio. Però il Canada, come l'Australia e la Neozelanda, sono commodity currency che seguono non solo quella che è magari una debolezza o forza del dollaro, ma hanno anche delle influenze di altro. Sono economie completamente diverse, e, cioè non tra loro, perché Australia e Neozelanda sono molto simili. Hanno un appeal al rischio molto simile e sono anche Australia e Neozelanda, come dire, abbastanza influenzate da quelle che sono anche le dinamiche sui metalli principali, rame in primis, oro, argento. Detto questo, se io vado a prenderti la price action sul buon Audi, eccolo qua. La price action poteva chiamare in effetti un rialzo, perché se noi andiamo a prendere il tutto, qua c'è una tendenza short, quindi al momento siamo ancora in una tendenza short. Però cosa è successo? È successo che da questa volatilità grande si è recuperato, quindi si è creato un classico 1, 2, 3, chiamalo come vuoi, ABC, cioè un movimento in vola grande. Tu guardi spesso la vola, no? Vola grande. Io quando vedo queste vole qua, mi aspetto un ritracciamento, oppure se deve ritornare lo short, deve ritornare pesante, un po' come qua, no? Cioè, vola short, qua è rientrata pesante, no? Non è rientrata lieve con una inside, qualcosa del genere, o comunque una piccola barra di compressione, ma ampio movimento che va proprio completamente annullare, no? Quindi questo si è creato un pullback e qui il classico last kiss, una barra di indecisione che rompe al rialzo. Quindi una fase rialzista, ti dico che potrebbe anche continuare, non so fin quando, perché adesso siamo comunque ancora qua. Qui abbiamo dei livelli, qui abbiamo delle altre zone, quindi 0,75 è un livellone al momento, un livello di vendita molto forte. Però la dinamica che si era creata non era una dinamica classica di continuazione, a meno che, io ti dico, e lo dicevo anche con i miei, qui non ci fosse stato per esempio le tre classiche tre candele. Questa settimana rompeva i massimi, ma adesso non sta continuando al ribasso, sta addirittura continuando al rialzo. Quindi io poi ovviamente mi faccio una pianificazione, però devo vedere la continuazione per capire quando non ci sono delle cose che a me interessano. In realtà c'era stato qualcosa anche sul daily, l'ho citato anche nella mia trading room della mattina, c'era un inside fake out che ha portato sui prezzi, ma al di là di questo la struttura diciamo che poteva chiamare un rialzo. E faccio vedere anche il mensile per farvi capire la differenza con l'euro-dollaro. Mentre l'euro ha avuto già un movimento importante, ha rotto dei livelli, eccetera. Vedi come questo, in una fase di trend qui, sì, c'è questa fase ribassista, però qua sta quasi creando no, una fase di compressione, quasi per uno spunto un po' a rialzo. Quindi sull'Australia, sinceramente, come per il Neozelanda, sono più positivo. Ok? Sono più positivo e ti faccio vedere un'altra cosa. Ecco qua. Euro-Australia, non lo trado, ma per farti capire che è una valuta importante da guardare, perché Euro-Australia ha spesso una, spesso, non sempre, una correlazione negativa con AUD/USD, no? Quindi il fatto che, ecco qua, siamo adesso su un livello importante, che è questo, 1,5660, 1,5650, ripeto, non la trado io questa qua, però la osservo per vedere la correlazione negativa. Dobbiamo capire un po' cosa succede, perché una continuazione short di questo mercato non farebbe altro che portare AUD USD ancora più su. Ok? Quindi adesso siamo su un livello importantissimo. Se qui fa qualche sfalso, no? Qui ci sta che lo faccia, siamo su un livello importante. E questo recupera, è molto facile che AUD USD abbia un lieve ritracciamento. Però stiamo sempre sulla situazione di ritracciamento. Io sinceramente oggi le valute che vendo su delle buone impostazioni grafiche su dollaro, quindi che compro dollari, sono principalmente yen, euro e sterlina. Australia, Nuova Zelanda e Canada, che sono le classiche commodity currencies,
stanno mostrando dei cenni di forza un po' troppo forte, no? E quindi sto un po' alle porte. Poi ritorna la forza di dollaro anche su questo, ben venga, la facciamo, altrimenti sto fuori, diciamo, non vado a... Parlavi prima del Canada, hai detto che volevi dire qualcosa, fra l'altro la sorte del Canada ci sta a cuore a breve perché abbiamo un'operazione che ci fa dannare, dici un po'. Ah, allora guarda, ti faccio vedere, il dollaro Canada, prima, beh, arrivavamo da una tendenza ribassista di lungo periodo, da marzo 2020, poi c'è stato questo mega recupero. Qui noi abbiamo fatto, guarda, i classici, allora qui aveva fatto questo massimo recuperato, va bene, poi ha fatto questo massimo recuperato e questo massimo recuperato, quindi si è creata un po' quel cappello, quel massimo che io chiamo massimi arrotondati, no? Nell'ultimo, solitamente sono spesso, sono proprio tre come si vengono a creare queste situazioni grafiche che sono ripetitive, diciamo, mi è successo spesso nell'ultimo anno e mezzo di vederle e di citarle, a volte anche di tradarle, si è creata una pin bar, eccola qua, una classica pin bar su settimanale che ha tenuto i prezzi al di sotto di questa zona, quindi è andata a ritestare 28,60 e poi boom, giù, su questi massimi arrotondati, no? E questa era la settimana del 20 di settembre, quindi ormai quasi un mese fa. Non sono entrato short perché poi su un grafico un po' più basso, time frame, giornaliero, ha fatto solamente questo swing ed ha iniziato a scendere senza mai tornare. Ho fatto questa barra di esaurimento, ma non sono mai entrato short. Però la dinamica, diciamo, per me che faccio price action, la dinamica short qui, quando si è venuta a creare questa, noi l'abbiamo citata più volte sul platform, proprio nelle trading room, aveva proprio quella classica forma da fake out al rialzo, massimi arrotondati e violenta, possibile ribasso. Mi ero tenuto come primo livello l'area questa qui, dove lui in effetti settimana scorsa si è fermato, ma questa settimana, dato anche la debolezza del dollaro un po' su tutto, si è completamente, no, praticamente adesso andato a rompere questo livello. Vedremo se lo continua. Ormai domani è venerdì, tutto può succedere, però ormai credo che i 22,90-23 possano essere la zona, diciamo, no? Poi magari, ripeto, posso sbagliarmi, al momento non sono dentro. Non so voi come siete dentro, tu come sei dentro, o se hai comunque posizionamento, probabilmente ce l'hai long, perché se ti sta facendo soffrire, mi sembra di capire. Io sto, diciamo, comprando dollaro da un bel po', dai famosi 1,23 dell'euro-dollaro, e lo sto comprando contro l'euro, non in questo momento, ma un po' in generale, quindi magari diversifico, lo compro contro l'euro, lo compro contro Audinio, Zelanda, e diciamo che non trado molto USD Canada. Quest'anno mi sono imbattuto solamente qualche mese, di base non l'ho mai usato, e nell'ultima, diciamo, tranche è rimasto dentro tra le operazioni, e diciamo è quello che mi piace di meno di sicuro. Poi ho la sterlina, ma questo è quello che sicuramente a guardarlo non si mostra bene, diciamo. No, anche a livello di, se guardiamo i grafici un po' alto time frame, si vede proprio che il Canada è forte, cioè sì. Il Canada ha una forza abbastanza brutale, e poi vediamo questo livello qua, è 1,20, abbiamo detto questo qua, 1,2290, 1,23, sì, 1,23 è lì il punto, però sì, è quella, il Canada è un po' come dire, se mi dici la valuta da comprare sul dollaro, ti dico dollaro, cioè da vendere sul dollaro ti dico lo yen e l'euro. Ah beh, certo. E se ti dico una da comprare sul dollaro, probabilmente il Canada è quella che sembra impostata graficamente meglio, ok? Sembra quella impostata meglio. Anche Australia e Neozelanda non sono male, non so tu sei anche Neozelanda, però anche il neozelandese non è messo male. Vedi che rispetto, se io prendo un weekly rispetto a un mensile, scusami, rispetto a per esempio un euro dollaro, vedi l'euro dollaro com'è più appesantito, no? È proprio, sì, si vede che lì sono andati proprio... È quello che soffre di più la ripresa del dollaro. Gli altri tutti di meno, anche la sterlina, secondo me è al secondo posto, però non è schiacciata come il dollaro. Come il dollaro, come l'euro-dollaro? Come l'euro-dollaro, esatto. Sì, 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 assolutamente. Anche questa, io ti dico, c'ho un posizionamento short io in questo momento, anche questa chiama a mio avviso l'1,3350 nel breve,
Però vedi, guarda, se prendiamo soprattutto, ecco, per esempio il neozelandese tiene, guarda il dollaro yen, questo è un mensile, stiamo arrivando tranquillamente a 114. Io qui in chat con te, in YouTube con te, è da ormai penso 8-9 mesi, no? Che discutiamo del dollaro yen forte, anche in correlazione intermarket col rendimento americano, il T-not, no? Abbiamo parlato proprio quando ci sono quei rialzi del T-not. Non vanno sull'euro-dollaro, vanno su dollaro-yen. Questo l'abbiamo visto in più battute insieme a te qui e in generale lo yen che è stato sempre buttato giù e dopo la fase di compressione di vola degli ultimi mesi c'è stata questa grande spinta. Quindi sì, diciamo che io sono dell'idea che il dollaro oggi è forte, ma non è forte su tutto, ok? Non è forte su tutto. Quindi sono più dell'idea che, insomma, sull'euro, ripeto, mi piacerebbe molto se facesse un bel ritracciamento sano, ripeto, 1,1630, 1,17 e mi dà qualche spunto, poterlo provare a vendere e andare a cercare l'obiettivo 1,14. La sterlina sono short, vediamo adesso come si imposterà, ma ti dico. Mi piace molto soprattutto il settimanale come è impostato, perché dopo la leg, eccoli qua, dopo la leg ribassista, questa qui che si nota bene, adesso è arrivato su un'area chiave. Vediamo, io vorrei che tenesse almeno zona 1,3780, 1,38, altrimenti io probabilmente esco dalla posizione. Se torniamo sopra di là, non credo rimarrò dentro, però non credo, potremmo tenerla, insomma. Anche perché credo che tu te ne sia accorto, anzi, di questo. Euro-dollaro e sterlina dollaro, un po' come AUD-USD e neozelanda dollaro, tendono un po' a lavorare un po' insieme. Quindi quando uno dei due perde un po' valore, magari poi c'è il momento in cui magari ci vogliono 10 giorni, l'altro lo riprende, no? Ed è un po' questa cosa che tira una Nascita delle dall'altra. loro Quindi. correlazioni, mentre la zona AUD e Neozelanda è meno Certo. correlata. Infatti, e sono correlate tra di loro, no? AUD e Neozelanda sono più tra di loro, tant'è che io mi guardo anche il cross AUD e Neozelanda, non lo trado, ma lo guardo per capire chi è il più forte tra i due. E c'era stata una forza di Australia impressionante che non c'era da tempo, no? E basta, guarda, il weekly, le ultime 3 settimane ha portato su Australia e Neozelanda. Adesso è arrivato proprio sull'area chiave, qui sembra averne più. Quindi Neozelanda ritorna più forte di Australia. Però sì, diciamo che ecco, ritornando a sterlina, che stavo dicendo, la struttura grafica a me piace molto, è ancora molto indebolita questa rottura che ha fatto qui per la terza volta, perché aveva provato qui, non ce l'ha fatta, provato qui, non ce l'ha fatta, questa ci è riuscita, adesso questo ritracciamento potrebbe riportare a, per esempio, 2 candele bianche questa settimana, tra l'altro oggi ha rotto i massimi di questa, quindi bello che abbia rotto i massimi. Il fatto che settimana prossima si parta e si vada giù, voglio dire, sono i classici ritracciamenti, no? Di una tendenza di una gamba. Io credo che non sia ancora finita sulla sterlina e anche sull'euro. Sulle altre due che abbiamo visto, e ci metto tre con il Canada, non lo sono proprio sicurissimo. Credo che, boh, ovvio che poi il dollaro se si rafforza un po' su tutto, però sai, magari su questa qua perde 300 pips, sulle altre 100, no? Dipende. Assolutamente sì, infatti la presenza in portafoglio di ogni strumento che in questo momento ho non è uguale per tutti, ma cambia. Allora, io e te faremo una cosa bella il 21 di ottobre alle ore 21, così non ci si confonde, un webinar insieme dove tu presenterai come lavori con le persone che ti seguono nel tuo Platinum, che è il tuo servizio operativo, dove appunto spieghi, insegni e fai operatività da sempre al 100%. Per cui tutte le persone che sono all'ascolto e vorranno partecipare a questo webinar servirà per spiegare come tu ti occupi del tuo gruppo, della tua community 100% price action da sempre, mai cambiato, mai girato, sempre tentato di approfondire e migliorare, ma estremamente verticale nella tua esperienza. Tornando indietro, rifaresti la stessa scelta di sempre rispetto alla price action? Sì, ti dico la verità, Max. Poi facendo formazione negli anni ho visto anche, ho ascoltato, no, tanti trader, perché poi quando si fanno corsi, coaching, si sentono tante tipologie di esperienze, no?
Grande Daniele. Grande. Si sentono tante tipologie di esperienze e quindi un po' quello e un po' io, diciamo che è il mio, insomma, questo qui è il mio. Penso di avere avuto così la possibilità di entrare in questo mondo, di essere subito, di venire subito a contatto con quell'approccio lì, perché era il mio, quindi non ho perso troppo tempo, l'ho sviluppato, poi facendo formazione l'ho sviluppato ancora di più, perché poi sai, spieghi le cose, te le ridici a te stesso, scrivi libri, fai eventi ovunque in Italia, fai web, fai di tutto, abbiamo fatto di tutto, fiere, no? Abbiamo veramente di tutto e quindi rispieghi certe cose, ormai le fai diventare talmente tue, le vedi che ormai diventa tuo per forza. Quindi sì, io mi trovo molto bene in questo modo perché mi sento proprio libero, cioè io non ho bisogno della notizia X piuttosto che, cioè io non, cioè quella magari può portare volatilità, anche no, non lo so, perché poi il prezzo assorbe tutto, no? Quindi, però sono dell'idea, insomma, che sì, rifarei assolutamente il percorso che ho fatto e questo sì, sono... E che cosa fai oggi della price action che non, che ha un grande valore, che non conoscevi nei primi 2 o 3 anni che hai iniziato a farla? Qualcosa che proprio per te oggi è molto importante e che all'inizio forse proprio non consideravi, se c'è qualcosa. Beh, la volatilità per come la guardo oggi, visto che prima mi hai fatto questo, mi hai chiesto, no? Cioè prima vedevo delle tendenze forti, delle tendenze deboli e non mi soffermavo su come erano forti, ecco, prima di tutto. Quindi lo studio più approfondito di quelle che sono le gambe di volatilità, da dove arrivano, e quindi da dove arrivano, ecco un'altra cosa, gli swing. Cioè, per me, un conto è una volatilità che arriva alla fine, cioè lontana da uno swing, e una volatilità che arriva all'inizio di uno swing. Quindi, questo differenza, ecco, sono tutti dettagli particolari che in effetti all'inizio, ovviamente, del mio percorso non c'erano, ma è anche ovvio, poi io sono anche un eterno studioso di queste cose perché mi piace, quindi mi continuano ad appassionare, anche se tante cose ormai le ho viste, riviste, rifatte, però mi continuano ad appassionare. E per esempio ti faccio vedere, no? Se io ti prendo questa cosa che ti parlavo dello swing, tanto per fare un esempio soprattutto qui con noi oggi, guarda, questa barra qui, questa qui su un daily, crea lo swing. Perché? Perché fa un nuovo massimo e la candela successiva rompe il minimo, quindi per me quello lì è uno swing, ok? Questa barra qui che crea uno swing fa partire una volatilità, quindi qui siamo all'inizio e ce n'è un'altra poi. Questa vola qui non è uguale a questa, questa arriva sullo swing, questa no, questa è lontana dallo swing. È il premio dello swing. Sì, quindi è molto importante, è un po' come qua, no? Questa qua è la pin bar importante, inside fake out, che va, solo fake out, che va a rompere, questo è lo swing, quindi qua parte la vola. E quello poi, è il premio. Bravissimo, è il movimento. Dopodiché qua fa un altro swing, perché poi questo qui diventa un altro swing, e qui. Però questo è il primo, è la cosa che io vado a cercare. Poi magari riesco a stare dentro, cerco a fare, però a me non... Cioè, capito? A me è importante questa cosa. Questo l'ho imparato, non è che me l'ha insegnato qualcuno, nel senso che, stando come te, penso, no, sui mercati, trovi delle cose, vedi delle cose, per cui ti focalizzi su quello, non ti focalizzi su altro che non serve. Tante volte io mi accorgo che molti trader che stanno studiando si focalizzano su cose che probabilmente servono a poco o sono poco efficaci poi alla fine del risultato. Perché poi anche probabilmente libri, corsi, eccetera, che parlano di cose che tante volte, forse non dico che neanche non servono, svantaggiano addirittura. E io mi sono focalizzato su questo, insomma, capito? Quindi sì, diciamo che nel tempo
una di queste cose può essere volatilità e swing, cioè due cose a cui ho dato molto peso. All'inizio guardavo moltissimo i trend io, cioè lavoravo principalmente sui trend, anche oggi, non è che... però sono più fine, come dire, no? Vado più di fino in questo, quindi a volte ci vado anche contro se è possibile farlo e se vedo che c'è un'opportunità. Però all'inizio ero un po' più così mono, ero più schematico, è ovvio, perché è normale, no? Quando si è all'inizio si è più così. Una domanda di Monica, interessante. Oltre al Forex, tu applichi, hai applicato la price action anche su altri strumenti, azioni, cripto, oppure di base no, diciamo, ti piace il Forex per una serie di motivi che ha come caratteristica, struttura, eccetera? Vabbè, io sono un eterno amante del Forex. Il Forex per me è il mercato top, perché non ce n'è come lui. Poi ovvio che ci sono altri mercati come le azioni, avete citato le azioni e le cripto, che sono anche per certi versi simili. Per me le cripto sono aziende, come ti ho già detto un'altra volta, quindi sono come delle azioni, non sono valute, ma sono aziende, sono progetti, e in quanto tali hanno una volatilità da aziende, no? Quindi fanno magari il più 20 in un giorno, così, o il meno 20 in un giorno. Quindi sicuramente hanno quel pro lì, che può essere un pro, può essere un contro, nel senso che poi dipende, no? Io, per il mio modo di fare trading, non faccio molto azioni, anzi, non lo faccio. E cripto, ho quel portafoglio con gli amici miei che tu sai, dove avevo fatto un po' di mining qualche anno fa, dove ho qualche Ethereum e qualche Cardano, e basta, no? Quindi non è neanche trading. Devo dire però che con Gianmarco, se si parla di criptovalute, Goldin, che saluto, lui per esempio aveva impostato per esempio tutto l'approccio strategia FTV sul Bitcoin, per esempio, con dei risultati comunque interessanti. Diciamo che io credo, anzi questa è la mia esperienza, qualsiasi mercato si faccia, purché sia liquido, anzi direi ben liquido, con la price action diciamo che funziona. Quindi non è tanto se funziona o meno. L'importante è che sia ben liquido, quindi metterci su una small cap italiana, magari anche no, perché l'analisi grafica ha bisogno di informazioni, più informazioni, quindi più c'è liquidità, più quelle informazioni sono reali, più quel mercato è efficiente, ecco perché il Forex è il top da quel punto di vista, e quindi ci dà delle informazioni corrette. All'interno c'è tutti i dati, la speculazione, le aspettative, tutto. E quindi Bitcoin, che è molto liquido, ci sta. Quindi Apple, che è molto liquida, ci sta, per dirne due, prendendo i due asset. È ovvio che però la cosa importante nel mio approccio qual è? È quello di conoscere. Un po' come direbbe Warren Buffett, no? Conosci il tuo asset, altrimenti come fai a tradarlo o a investire su questo? Ecco, io non sono con lo stile Warren Buffett, perché non vado dentro le aziende, ma mi piace comprarle e rivenderle, quelle cose che faccio, quindi facendo proprio trading, però sono molto dell'idea che quello che ha detto lui sia correttissimo, perché io mi sono accorto che da quando ho praticamente rimpicciolito sempre di più la mia base di strumenti operativi che guardo ogni giorno, ogni fine settimana, che sono massimo 10, 7, 8 in realtà, sono le principali valute, poi guardo l'S&P 500, mi guardo l'oro, cioè non è che guardo tante cose, l'avete visto, no? Il PDF di prima, ecco, il focalizzarsi su poco, è vero, sembra, uno dice faccio meno, invece poi alla fine il risultato, io, la mia esperienza è maggiore. Quindi magari se uno dice beh, mi metto il Bitcoin, mi metto Apple, mi metto l'euro dollaro, mi metto il petrolio, mi metto l'S&P, uso questi qua, li conosco bene, sono tutti mercati liquidi, faccio la price action, sicuramente si possono avere delle soddisfazioni. Ecco, questo. Rispetto invece all'intraday di base, non è una cosa che comunque fai, o è una cosa che ti capita per le mani? E anche il DAX, come chiede Ivan, vedo la sua domanda adesso che ho aperto le domande. Lui si ricorda quando ho fatto quell'annetto e mezzo dove ho tradato il DAX intraday, l'abbiamo fatto anche live. Ho avuto una parentesi della mia vita da trader dove ho provato a fare anche quello. Non è una parentesi che sia andata male, non è neanche andata bene, è andata, però non era una cosa più che altro che mi appassionava, ok? A me il trading intraday, poi
ripeto, può essere sicuramente appassionante, però a me non mette quella passione, quella giusta dose di professionalità. E quindi a me piace capire, farmi dei progetti, vedere dove siamo e poi quando premere il grilletto, premerlo, quindi il mio trigger va premuto sempre quando è il momento giusto. E si ragiona anche a livello poi così di emotività e tutto in maniera completamente diversa, si è più razionali, no? Se si aspetta la chiusura di giornata, eccetera. Quindi quello lì è stato un passaggio, no? Del mio essere trader come sono adesso, anche se non ho mai abbandonato il fare daily, il fare weekly, forex, tutto quello che ne va. Se faccio qualcosa sul DAX, non capita molto spesso, c'era una price action proprio questa settimana interessante che avevo citato anche sul mio programma operativo, lo faccio e lo faccio su daily, quindi lo faccio in ottica più di qualche giorno, quindi aspetto il movimento di 2, 3, 4 giorni, poi magari se è un movimento che penso possa durare di più, sto dentro di più, altrimenti esco e incasso. Questa è un po' la cosa, quindi non, quella parentesi che Ivan si ricorda è stata una parentesi dei miei 16 anni ormai di trading, è stata una parentesi di un anno e mezzo, che però mi è servita sicuramente anche quella. Allora, discorso opzioni, beh, l'opzione è uno strumento completamente diverso, che non, cioè, non è che cambia il sottostante su cui fare la price action. L'opzione è proprio un'altra categoria, un'altra scuola, per cui di base chi fa direzione e nasce in un certo modo trada lo strumento e l'opzione è una. Sì, è vero, è sempre trading, però è Certo. un'altra parrocchia. Come parlare di alimentari, però fare il macellaio e il pescivendolo sono due cose assai diverse. Tassazione per Pietro di base sulla Forex, c'è cioè il capital gain, sul discorso delle azioni idem, sul discorso delle cripto si è un po' ancora in combutta, ma prima o poi si arriverà come sempre stato. Tra l'altro in Italia pare però, cioè, pare che si voglia abbassare un po' la tassazione sulle rendite finanziarie, quindi chissà che sì, c'è questa idea, ho letto 20 giorni fa sul giornale, vediamo, ma non credo, non credo, poi vedremo, vedremo, comunque c'è questa idea di qualche punto, non chissà di che cosa, però Però sempre meglio in meno che in più, dato che di sì, ogni base tanto no, ci sullo hanno statement abituato a io salire. ho il broker che mi si incassa lui, cioè mi paga lui le tasse, no? E quindi la notte viene fuori, no? Quando hai chiuso un'operazione e sei comunque inattivo nel conto, viene fuori no? Il pagamento Tu delle tasse di preferisci comunque demandare al broker il pagamento dell'imposta? io sì, da sì, non da moltissimo, però sì, ho iniziato a farlo. Con i G sempre, immagino. Con IG, in questo sì, io sì, con IG faccio così. È un po' una rottura perché non, se non sei abituato, poi arrivi alla fine dell'anno che è, però ti dico, alla fine, quando poi ti guardi il tuo saldo, sai che lì hai già pagato tutto perché lo fanno proprio ogni giorno, a fine giornata, nel momento in cui tu hai incassato dei soldi e non sei in minusvalenza precedente, altrimenti te la bilanciano e tu sai che quello lì è sempre E i il conti tuo. sono perfetti, non sbagliano mai. Mi sembra di sì. Io, al momento a me non hanno sbagliato. Io controllo, io guardo, però al momento sono giusti. Sono quelli. Quindi alla fine tu sai qual è il saldo all'inizio, il saldo alla fine dell'anno e non devi neanche presentare la dichiarazione No, sostanzialmente. anzi, perché poi il broker dovrebbe, credo, per legge, se l'agenzia delle entrate o comunque chi per essa, cioè il broker è proprio obbligato a dire che ha X clienti, nome e cognome. E quelli che sono in regime amministrato e quelli no. Quindi, Lavorone per il broker, sai, quando sanno che se c'è un errore, non l'ho fatto io. Capito? Quindi, questa è una cosa, insomma, interessante. Alla fine, io ti dico, mi trovo anche meglio così, perché sono stato anch'io tanti anni senza questo, ma nell'ultimo periodo ho deciso di fare così e devo dire che mi trovo bene. È tutto netto, è tutto netto, non devi più poi fare tutta quella roba l'anno dopo, a luglio, quando poi fai la dichiarazione, insomma, non è mai simpatico, così almeno la paghi un po' alla volta, un po' come le rate della macchina, le paghi un po' alla volta. Fai gli acconti come l'IVA e quelle storie là. Live Sì, va veramente. sulla tassazione, guarda Damiano, non ci mettiamo perché non siamo fiscalisti e per farla ci vorrebbe un fiscalista. Per poi Ah. trovarsi a dire che bisogna pagare il capital gain per tutto,
è che sulle cripto c'è ancora molto, diciamo, da fare perché ognuno dice delle cose. Per cui alla fine, piuttosto che metterci in una bega che non è il nostro, preferiamo fare live operative per farvi guadagnare dei soldini e poi ognuno li tassa come vuole, di base, perché deve nel suo paese, con persone di cui si fida, che sa che sono, che fanno il loro mestiere, ecco, perché alla fine io né Arduino facciamo i fiscalisti, ecco, quindi alla fine ci troveremmo con domande che avrebbero bisogno di qualcuno. Secondo Monica ti pesa di meno, sì, perché comunque c'è la rateizzazione della tassazione. Un consiglio per chi inizia Arduino è un consiglio per chi ha iniziato da tempo ma non la tira ancora insieme e che quindi pensa che il trading online, se sei alla pari, è già tanta roba. Vai! Allora, un consiglio per chi inizia, di non avere fretta. Ecco, questa è una cosa che io ho visto essere nociva, ma in tutto comunque, perché chi ha fretta credo che in tutto, insomma, no? La fretta è cattiva consigliera, diceva qualcuno. Quindi ecco, la prima cosa per chi inizia, di non avere fretta e di darsi il tempo. Di capire dove andare, cosa tradare, di sviluppare, no? Fare degli studi, sviluppare le giuste idee del mercato, di questo settore, no? Di quello che si vuole fare, di darsi un piano. Quindi darsi il tempo, insomma, un trader non diventa trader, un po' come un avvocato, non diventa avvocato dopo un corso, o dopo una live con me e Max. Ecco, sono abbastanza convinto di questo, quindi si diventa trader col tempo. Max è dal 97 che fa trading, vero? Ormai lo so. Io è dal 2005 dove ho fatto i primi trading, in realtà anche forse qualche mese prima, ma comunque 2005, quindi voglio dire, sono anni. Poi non è che tutti, non è che uno deve metterci qui, cioè, questo ormai è il nostro lavoro, però non si può pensare, insomma, che dopo un mese uno diventa il super trader. Questa per me è cosa. Quindi chi inizia, non avete fretta e siate calmi, cercate, capite, perché poi magari c'è un mercato che vi piace, un mercato che è, insomma, cercate un po' di capire e non buttate subito così come se, perché a volte in questo mondo sembra a volte di aver capito tutto, soprattutto all'inizio, ma non hai capito niente, no? E quindi ecco. E invece per Invece chi per è, chi trada già da 5 annetti 6 beh, già, quindi già ha un e po' di esperienza dice non buona. la tiro insieme o non ho capito come sia possibile tirarla insieme. Secondo te che cos'è che dovrebbe guardare, regolare dei suoi ingranaggi? Dovrebbe regolare probabilmente quello che c'è dentro di lui, più che quello che c'è nel grafico, quello che magari è la sua tecnica. Prima ho detto credere, bisogna crederci, no? Alle cose che si fanno. Ecco, in linea generale, senza andare troppo nello specifico, lavorare su se stessi in questo caso significa proprio credere in quello che si fa, quindi sviluppare un certo tipo di essenza, che ci permette di non solo mettere lì delle posizioni, chiudere un po' in perdita, un po' in profitto, cercare di trovare chissà che cosa, no? Far correre i profitti a livello simile, poi alla fine tornano indietro, oppure addirittura chiudere posizioni in stop appena prendono un massimo, cioè cose classiche che sono anche, ecco, no, credere in quello che si fa, quindi credere in se stessi è quello che si fa, crederci. Lo so che sembra una buttata lì, però lo sto dicendo proprio nell'ottica di essere consapevoli, no? Di quello che si fa, di quello che si è, e quindi con questa consapevolezza andare sul mercato e credere fermamente in quello che si sta facendo. Credere Anche una fermamente, così domanda di concludo, non vuol Daniel, dire. hai mai bruciato dei conti? Arduino è una mosca bianca su questa cosa, vero? Adesso ti dico, aspetta, concludo. Credere in,
in quello che si fa non significa, cioè per esempio sulla sterlina, cioè in quello che si fa fermamente non vuol dire che adesso io rimango sulla sterlina, questa magari mi va a sterlina va a 2 e io rimango ancora lì perché penso che possa ritornare, no, non questo, non sto dicendo questo, sto dicendo di credere, quindi anche di credere in quello che si fa, quindi anche di cambiare idea, di essere, no, volatili anche noi, di essere elastici. Non è facile, io ci sto arrivando in questo percorso così bene proprio negli ultimi anni, così bene, essere così elastico. Non, neanch'io all'inizio ero così elastico, perché poi cambiare idea o perdere o fare un certo tipo di scelta non è mai facile, no? Però fa parte del gioco, insomma. Io ho un adagio che ho sempre detto e l'ho scritto sul primo libro, Professional Trader, ti ricordi, no? Ho scritto che in questo mestiere senza perdite nessun guadagno. Ok, quindi il trader deve accettare il fatto che qualche volta qualche posizione. Una domanda velocissima di Damiano, che probabilmente è nuovo del giro. Certamente i profitti del trading, parliamo di Forex oggi, vanno tassati in capital gain, per cui se il tuo commercialista non ti sa aiutare devi trovare qualche commercialista che lo sa fare, non è difficile, però certamente vanno tassati. Invece, tornando a Daniel, che chiedeva se mai bruciato dei conti Arduino. Ma sai cosa? Che io probabilmente all'inizio qualche soldo l'ho bruciato, l'ho speso sul mercato, ma ha anche aiutato a capire che non era un gioco, eccetera. Però poi ho sempre preso le cose abbastanza seriamente, quindi non ho mai messo proprio due spiccioli da buttare via. Quindi ho sempre pesato, diciamo, no, l'ingranaggio del trading, e quindi avendo pesato questo ho sempre cercato di essere un lievemente capitalizzato. Non sto dicendo, no, qualcosa di enorme, però un po' di capitalizzazione, quindi anche a livello mio personale pesavo quello che facevo, non ho mai buttato lì. Forse anche questo è servito a non lanciare così soldi per la finestra, no? Perché magari uno lì apre il conto con 500 euro e dice, ma sì, tanto li metto, provo, continuerà a farlo, poi sì, dopo li rimette, prova e continua a bruciare conti, anche perché non c'è, no, un vero peso su quello che stai facendo. Anche poi a livello lavorativo sembra un po' che vai al casinò di Venezia, no? Io sono qua vicino, vai là una sera, ti metti 500 euro in tasca e te li giochi. Sembra un po' così, no? Apro il conto, metto 500 euro. Se si fa un po' più seriamente, ecco perché dicevo prima ai neofiti, prendetela con calma, perché magari all'inizio non serve neanche mettere dei soldi, serve capire. Poi magari col tempo si può provarsi, però provarsi con un po' più soldi. Perché allora se tu ti provi con un po' più soldi, riesci a dare più peso alle tue azioni, secondo me. Quindi ecco, questa è stata la mia cosa. Quindi realmente io in effetti conti da dire, ho bruciato questi, non l'ho mai fatto. Anch'io ho vissuto soprattutto i primi momenti, ma neanche i primi momenti, perché io poi tradavo le azioni in banca, le prime cose che ho fatto, e quindi non era neanche, cioè avevo il conto in banca e dicevo comprami Unicredit, no? 2000 euro di Unicredit, 3000 euro di Intesa, c'è roba così, quindi è stato un po' così il mio percorso. Brevemente Pietro, è questo il motivo per cui noi non vogliamo fare le live sulla fiscalità? Perché alla tua domanda io non posso rispondere. Quindi se tu da 100 euro ne guadagni 1000 nel trading online, è giusto tassarlo, sì o no? Deve essere una persona che fa il fiscalista a risponderti, perché è inutile che mi prendo io la briga di dirtelo. Perché è una domanda molto specifica ed è una cosa che dovrebbe fare uno che di mestiere fa quello. Se no mi metti nella condizione di darti una risposta su una cosa che non è il mio mestiere. Non è che non voglio, è che non so bene chi te l'ha detto, chi non te l'ha detto, se te l'ha detto qualcuno, se lo pensi tu, e comunque sia devi avere le idee chiare su sta roba qua. Quindi uno che di mestiere fa i conti per il capital gain, è facile, diciamo, trovarlo. Altra domanda sulla tassazione, Dario, non rispondiamo alle domande sulla tassazione, tanto più sulle cripto, perché è un mercato, diciamo, crescente, che arriva, su cui ci sono una serie di cose in arrivo, per cui noi non rispondiamo, non è il nostro mestiere. Noi dobbiamo crearvi il problema di tassarli, giusto Ardo? Dobbiamo farvi guadagnare, così una volta che avete guadagnato avete il problema di tassarlo. Il problema di tassarlo lo risolvete da qualcuno che di mestiere
tassa, che è un brutto lavoro perché vi fa pagare le tasse. Noi invece no, non facciamo questo brutto lavoro. Rispondendo invece a Damiano, su USD Canada teniamo botta sperando che vada nella nostra direzione? No, sperando non si spera. Diciamo che con una leva bassa possiamo decidere di fare posizione lì su altri strumenti anche e vedere che cosa accadrà nei prossimi giorni. Quindi in realtà non è una speranza, è aver costruito qualcosa sulla base di un fatto che in questo caso non è né prezzo né trend né volatilità, ma come sapete sono i flussi degli istituzionali che di base depone a favore di una certa situazione. Non ci dimentichiamo che fino a 12 giorni fa, una settimana fa, tutti gli strumenti contro dollaro erano sui minimi o sui massimi e il dollaro era meravigliosamente forte. Per cui siamo nel mercato delle valute, quelle che usiamo da spendere in tutto il mondo, e non possiamo pensare che si facciano 800 pips da un lato, anche se una volta il mercato era così arduo, vero? Sì, poi la sterlina, tu hai parlato di sterlina, ma in generale anche l'euro, insomma, aveva una volatilità al Forex molto più grande, però sinceramente io quasi quasi lo preferisco così, si riesce a gestire meglio, mi trovo molto bene, quel Forex di adesso secondo me è il top, perché è aumentata un po' la vola rispetto al 2015-2016, dove... Guarda cosa scrive l'avvocato, ma tutta sta gente che si preoccupa di pagare le tasse, vorrei vedere cosa guadagna che ha tutta quest'ansia. Siamo belli perché succede di tutto in chat, se poi poco poco inizi a scaldare. E invece, aspetta, allora, per chi, Andrea dice, la sterlina mi sta facendo sudare. In generale, quando sudate, e adesso una domanda pronta per Arduino che ripesco nella chat, vuol dire che di base, che usate o non usate lo stop, il problema è che state rischiando troppo sul vostro account. Bravissimo. E allora io sudo perché, ragazzi, mi sono spostato da là perché mi metto sempre in posti dove arriva il sole e vi posso dire che fa caldo, quindi si suda. Ma se sudate con le posizioni, vuol dire che la perdita sul vostro account è troppa, rischia di diventare insostenibile. Già il fatto che possa diventare insostenibile vuol dire che state esagerando. Non è più trading, è una puntata al casino. Infatti poi qualcuno chiedeva, Arduino cosa fa quando le posizioni vanno male? Le aggiusta o le stoppa? Indipendentemente però non devono mai essere quanto sei disposto a perdere in percentuale sul conto per un'operazione che, diciamo, non doveva andare così, mi è andata così e quindi hai perso. Più o meno. Allora, il massimo che io do solitamente è un 3% in una posizione dell'account, però ci arrivo mai. Difficilmente arrivo a questo. Diciamo che è il massimo budget, ma di base chiudi molto prima. Sì, in realtà, per esempio, ti faccio un esempio. Questa posizione che io ho qua, io sono entrato poco sopra 1,36 qua. Ho un paracadute, quello di cui parlavi tu, a 39,5 qua, e questo paracadute dell'equity è l'1,40. Ok, cosa faccio? Siccome adesso qui è un punto che può essere interessante, se dovesse, e quindi io qua non sono entrato con un 3%, hai capito? Quindi se qui dovesse succedere che il mercato mi ridà nuove conferme, io vendo ancora, perché ho un paracadute talmente ampio che posso poi realmente spostarmi a stop reale qui sopra, incremento invece magari di un lotto, ne metto due, il rischio rimane uguale ma con due lotti, capito? Quindi io non entro mai... gestione pura del denaro con una possibilità di crash di sistema dove tu perdi il 3, quindi evidentemente chiuderai molto prima. E comunque il 3, nella peggiore delle ipotesi, sarebbe il 3, non il 30, quindi bravissimo, non rovinerebbe il tuo account. Andrea Bianchi, che fa una battuta molto divertente, ma che sottende qualcosa che a me fa immaginare di molto utile per tutti, e io lo capisco: sudo anche se sono sotto di 5 euro. Se nel trading hai preso qualche scottata, non so se magari è il tuo caso, stare sotto può richiamare quella scottata, quindi non è tanto quello che perdi lì, ma la brutta emozione che hai provato in passato. Io mi ricordo quando ho ricominciato a tradare dopo la brutta perdita che ho avuto su Tiscali, per me perdere $100 era come rivivere
quel passato là. È come uno spavento di uno che ha avuto un brutto momento in generale e lo rivive, anche se non con quell'intensità, attraverso un accadimento che gli dà l'occasione malsana di riviverlo. Per cui, non lo so se questo è il tuo caso, però anche quello può essere una cosa. Quindi lì dovete ristrutturare il vostro cervello nel rifare la pratica di quella cosa lì. È come chi diciamo ha la fobia, no, del ragno, magari gli è venuta per qualche motivo e probabilmente ha quella paura 100 volte superiore ad altre persone. Mio fratellino, che adesso un po' è cresciuto, aveva per esempio la fobia dei ragni. E lì è una questione che il tuo mondo riconosce spropositata rispetto a quello che accade, e bisogna lavorarci, se per esempio quello è il motivo. Bisogna lavorarci, sì, bisogna lavorarci. Però per esempio Andrea ci fa sapere che perdere nella vita non ha mai bruciato soldi, allora mi viene in mente, in questo caso sempre per Andrea, allora il punto è, hai sempre fatto delle attività da lavoro dipendente che ti hanno pagato e bene o male hai sempre avuto la situazione sotto controllo, non hai avuto magari grandi sviste, quindi da questo punto di vista sei sempre stato molto regolare, non ti piace esporti a ciò che non lo è come il trading, perché poi le variabili, le dinamiche sono diverse, no Ardo? Ognuno ha il suo passato e la proiezione del suo passato, e bisogna capire ognuno rispetto al rapporto col denaro anche che cosa, come se la gioca, perché questo è anche un tema. Quando fai trading, sì, vedi i soldi che vanno su e giù alla fine, no? Secondo me anche Andrea, non credo che sbaglierò di molto, fa trading da poco tempo, massimo qualche anno, per avere anche una visione del genere, no? Perché comunque un po' alla volta poi questa cosa, se ci studi e ci lavori, la sviluppi, no? E la migliori, voglio dire, cioè l'accettazione del rischio nel trading è fondamentale, come dicevi tu. È come nell'imprenditoria, no? Tu accetti il rischio di metterti in proprio e di quindi non ricevere uno stipendio fisso, ma di avere il rischio di non avere soldi, dover pagare i dipendenti, i fornitori, eccetera, e poi rimanere, no, lì a mangiare pane e mortadella, come si dice. E la mortadella comunque già è buona. È già buona, quindi pane e acqua, va bene. E nel trading è un po' simile. È che il trading rispetto all'imprenditoria è che tu nel trading hai la piattaforma e vedi i soldi, no, che vanno e vengono, mentre chi magari, non so, ha un bar o un ristorante, prende i soldi, un negozio, insomma, prende i soldi, li mette in cassa, cioè è diverso, poi li paga per prendere questo, poi li riprende, quindi è una visione diversa, no, della perdita. Però magari uno perde lo stesso denaro, un imprenditore non se ne accorge quasi, no, solamente quando va dal commercialista e vede i numeri dice qua non ci siamo, no? Quindi sì, diciamo che secondo me Andrea deve lavorare molto. Andrea ci fa sapere che, no, ho lavorato anche come imprenditore, ma siccome sto imparando a fare trading, sono in un territorio che conosco poco e quindi faccio più fatica a gestire. Vedi? Solo questo. E cosa ti ho detto? Era uno che era all'inizio. Avevo notato dalle domande, perché è difficile che uno che lo fa da tempo abbia ancora questi problemi. Cioè, se li ha, è un problema. Invece, ecco, il mio, dico così, il mio... Poi, se posso, Max, voglio far vedere una cosa, perché giustamente mi viene a dare una mano questo. Sul sito Yarforex, non voglio rubare troppo tempo, però abbiamo messo a disposizione... No, vai tranquillo, guardo solo il PC che è al sole, ho paura che mi fondo la Apple. Abbiamo messo a disposizione da neanche un anno il corso Mindset del Price Action Trader, fatto tra l'altro da Antonio, che tu hai conosciuto, che è un esperto, no, nelle nostre dinamiche del cervello, eccetera. E c'è tutto un corso con anche una coaching di un'ora in più con Antonio, che è legato proprio a queste cose. Quindi magari, adesso magari è un po' presto per Andrea, che magari si sta avvicinando a questo mestiere, però nel tempo, se si vuole approfondire anche come noi reagiamo a certi eventi, a certe cose, migliorarle, il sapere come funzioniamo è fondamentale, perché quando poi ci arriva un'informazione sbagliata sappiamo come gestirla. E non siamo tutti uguali, quindi quello che ci diciamo, quello che pensiamo, quello che ci accade, lo stato emotivo, è veramente un mix di una serie di fattori infinita che impatta sulla ragione delle scelte, sul perché facciamo le cose, su come le facciamo, su quanto siamo continuativi, cioè una valangata di variabili.
dove spesso conoscersi comunque è una grande scoperta di se stessi, perché spesso non ci si conosce bene, si pensano di ognuno di noi delle cose perché noi abbiamo sbagliate e false opinioni di noi stessi, perché magari pensiamo che funzioniamo in un certo modo e invece scopriamo quel trick che ci fa capire che non siamo realmente così, e mettere in ordine quelle cose alla fine fa parte di un cammino di crescita di tutti, e questo è tipico di qualunque cosa, soldi, relazioni, attività, professioni, eccetera. Dunque, allora, la possibilità di partecipare al webinar del 21 ottobre alle ore 21 con Arduino vi darà la possibilità di scoprire come lavorare con Arduino e cosa Arduino fa per la sua community. E poi, questo è sicuramente l'invito, quindi Christian partecipa, lo scoprirai. Qualche anno fa ci fu una notte un flash crash sullo Yen e beccai uno stop di 400 pip, la cosa più brutta che mi sia capitata nel trading. Ecco, questo genere di cose te le ricordi a livello emotivo, la memoria emotiva che ragiona, quindi proprio di quel corso che parla Arduino, dove appunto a tenerlo è proprio una persona che ha studiato questo, no? Immagino PNL, eccetera. La memoria emotiva delle persone, di noi tutti, è quella che si dimentica più difficilmente, nonostante magari il nostro impegno a voler dimenticare, come quando bruci le foto della ex in un falò per cercare di dimenticarla, ma poi alla fine magari non funziona come rimedio. Bene, abbiamo fatto tante belle cose. Arduino, volevi aggiungere qualcosa? Ma io aggiungo, a parte che ti ringrazio perché è stato divertente essere qua e essere soprattutto con tutte le persone che ti seguono e che ho conosciuto e saluto. E no, mi fa piacere avere rispolverato un po' queste cose sulla price action e soprattutto do appuntamento, insomma, appunto alle persone che vogliono un po' approfondire questo. Facciamo appunto questo webinar giovedì prossimo. Dove no, possiamo vi faccio vedere un po' quello che facciamo, no, nel Platinum, e poi risponderemo a tutte le vostre domande. Quindi ecco, non mi resta altro che dire a chi vuole approfondire, ai tuoi che quindi hanno già la tua mentalità, diciamo, il tuo approccio, il tuo modo di fare trading, se vogliono anche imparare a capire, quindi senza cambiare quello che è, non voglio, cioè non è questo, ma siccome il mio è un approccio molto dello scheletro, no, di quello che è il prezzo, diciamo che capire anche queste dinamiche potrebbe, non sto dicendo che può perché non mi permetto, ma potrebbe offrire dei timing di ingresso e magari anche di uscita che possono essere a volte migliori, no? E quindi possono aiutare chi fa trading magari con la tua metodologia e farsi un vestito su misura. Ecco, questo un po'. Se posso concludere nell'intorno del tuo esempio, direi che se volete imparare la sartoria del prezzo, il miglior sarto ce l'avete qui, che è Arduino. Allora, noi ci vediamo il 21 di ottobre alle ore 21. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Vi arriveranno anche le comunicazioni nelle mail, gli inviti personali e privati per i codiciani. Ci vediamo domani sempre alle 21. Grazie a te, Arduino. Ci tenevo a fare questa diretta che abbiamo rimandato da tanto per un motivo o per l'altro. Ti aspetto prossimamente qui con noi. Grazie mille, Ardu. Grazie a voi. Ciao, Max. Buona serata a te e a tutta la tua splendida famiglia. Ciao, carissimo.